Ultime due settimane prima del voto del 24 febbraio, ieri a Sassari Kermes del centro-destra in un teatro Verdi Gremito, prosegue il tour nell'isola di candidati, proseguono anche le nostre interviste agli algheresi in corsa. Oggi spazio a attacchi del partito dei sardi. Questa sera alle 21.30 al Teatro Civico il concerto Lineas en nel Cell Electric con Mirella Vive, Serborca Benalba nell'ambito del Festival Barna Sans. Ieri li abbiamo intervistati in occasione di un incontro nella scuola media di via Malta. Nella pagina sportiva parleremo degli appuntamenti del weekend. Domani in capo le squadre locali in seconda categoria. Nel calcio a 5 la Futsal Alghero di Laga. Oggi gioca l'Audax, spazio anche al basket con gli impegni di Mercedes e Coral. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Apriamo anche quest'oggi con la politica perché ci avviciniamo alle ultime due settimane prima del voto per le regionali del 24 febbraio. I vari candidati alla presidenza proseguono il loro tour nell'isola, anche nel nord ovest. Ieri a Sassari in un Teatro Verdi Gremito, la kermes del centro-destra con l'aspirante governatore Cristian Solinas e tutte le 11 sigle che lo sostengono. Tanti anche gli Algheresi presenti, non soltanto candidati a consiglieri. Nel suo discorso Solina ha centrato alcuni dei temi più importanti come quello dei trasporti e della necessità di superare l'idea del monopolio soprattutto marittimo passando per l'edilizia promettendo semplificazione e buonsenso. Nei primi sei mesi di legislatura ha detto dobbiamo trovare un punto di equilibrio e poi ancora il turismo. Non dobbiamo parlare solo di quello balneare, c'è anche il turismo sportivo, quello culturale, il religioso, ha proseguito il candidato presidente della coalizione di centrodestra che si è soffermato anche sulla sanità. Il primo punto del nostro programma di governo annunciato sarà abrogare la riforma ospedaliera attuata dal centro-sinistra. coalizione di Zedda finita nel mirino di Solinas nel suo discorso, il centro-sinistra ha cambiato l'autista della Corriera, ma, per i ma i passeggeri sono gli assessori e la classe dirigente degli ultimi cinque anni. Dall'altra parte un salto nel vuoto. Il nostro è il vero progetto innovativo, ha detto Solinas, che ha raccolto il consenso della platea del Teatro Verdi. E a proposito della coalizione di centrodestra, nei giorni scorsi c'è stata grande partecipazione nella sede di via Giovanni XXIII del partito Sardo d'Azione di Alghero che ha presentato i candidati Antonio Moro e Maria Antonietta Calvia. Le parole d'ordine sono state discontinuità e unità. Discontinuità con il governo del centro-sinistra che in questi anni in Sardegna, in particolare ad Alghero e nel nord-ovest della nostra isola, ha provocato solo ed esclusivamente disastri e abbandono dai trasporti alla sanità, dall'agricoltura, al turismo, dalla cultura ai servizi. Abbiamo assistito solo a passi indietro in ogni settore, è stato detto dai Sardisti. Lo sfascio della nostra sanità, la svendita, la desertificazione del nostro aeroporto, l'abbandono dei nostri settori produttivi più importanti, come l'artigianato, l'edilizia, il turismo, l'agroalimentare. Persino nell'assistenza e nell'aiuto verso i più deboli, la regione a guida Pigliaru ha lasciato macerie. Domani invece alle 11.30 negli spazi della Libreria Sirano e via Vittorio. Emanuele Giusi Piccone la candidata algherese di campo progressista a sostegno di Massimo Zedda sarà impegnata in una faccia a faccia con l'allacareddu la campagna elettorale di Giusi Piccone è stata sinora contraddistinta da un'importante impronta social grazie anche all'hashtag io dico Giusi animata da un gruppo di amici che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro professionalità una campagna low cost finanziata anche grazie a un crowdfunding attivato nel portale specializzato GoFoundMe che rimarrà attivo sino al 24 febbraio a cui si potrà contribuire attraverso micro donazioni. E proseguono anche le nostre interviste ai candidati del territorio dopo il Tg e più tardi sul nostro sito canale, sul nostro scusate, canale YouTube, l'intervista a Gavino Tanchis del Partito dei Sardi. Vi proponiamo un piccolo estratto. Perché la politica del partito dei Sardi si discosta fortemente dalla politica del centro-destra e del, del centro-sinistra, così come è storicamente inteso. Noi riteniamo che i Sardi debbano unirsi in un, in un unico, intorno a un unico progetto finalizzato a far acquisire alla Sardegna maggiori poteri affinché i Sardi possano tutelare meglio i propri diritti e i propri interessi. Diversamente, i Sardegna non cambierà mai nulla. Grazie, abbiamo Adesso parliamo del ministro dell'interno Salvini e più che altro del dono fatto al ministro. Ricorderete in occasione del suo comizio ad Alghero lo scorso gennaio quella giacca dei Barracelli con lo stemma della compagnia cittadina fa ancora discutere. Alcuni componenti della compagnia hanno presentato un esposto e chiedono venga fatta chiarezza. I venti disconoscono e condannano fermamente tale modo di agire, consapevoli che una compagnia di barracelli cittadina, così come tutta l'istituzione dei barracelli di Sardegna, mai dovrebbe dare anche solo l'impressione di schierarsi politicamente e ancor meno prestarsi a strumentalizzazioni politiche di qualsivoglia natura. Così alcuni agenti della compagnia barracellare di Alghero, i cosiddetti dissidenti, cioè presenti in organico ma effettivamente non in servizio, chiedono venga fatta luce su quanto avvenuto il 16 gennaio scorso. Sassari, il servizio enti locali di Cagliari e il sindaco Mario Bruno precisano che loro stessi non vedono niente di male nel fatto che si regali un giubbotto della compagnia barracellare di Alghero a un ministro della Repubblica, soprattutto se il ministro in questione è quello all'interno. Ciò che disapprovano sono le modalità ai tempi di questo maggio, avvenuto non durante una visita ufficiale del ministro, ma al termine di una manifestazione di propaganda elettorale. I firmatari dell'esposto si chiedono come sia possibile che la giacca della compagnia di Alghero, con tanto di scritta della città sia stata data al ministro dal rappresentante del sindacato per la provincia di Nuoro che ha rivendicato sui social e tramite comunicati stampa l'iniziativa. Chi potrebbe aver fornito tale capo di vestiario se non un membro della compagnia di Alghero? Come avrebbe potuto il sindacalista appropriarsene e utilizzarlo senza la preventiva approvazione di chi tale compagnia dirige e rappresenta? Si chiedono. I nostri dubbi sono rafforzati dal fatto che ad assumersi la responsabilità del gesto sia stato non il rappresentante regionale del sindacato, ma il segretario per la provincia di Nuoro, proseguono i firmatari dell'esposto, che sembrano poi puntare il dito sui vertici della compagnia algherese. Non possiamo non domandarci che cosa porti il segretario del SAB per la provincia di Nuoro a interessarsi di una compagnia della provincia di Sassari al punto da utilizzarne con tanta disinvoltura stemmi e scritte identificative. E manifesto, aggiungono, che tra i vertici della compagnia Algherese e il sindacalista esiste uno stretto legame, visto che anche nel recente passato questi è intervenuto ripetutamente in merito ai rapporti interni tra Barracelli e anche tra la compagnia e l'amministrazione comunale, prendendo posizione sempre a difesa degli attuali vertici della compagnia. È certo che in passato questi stessi vertici hanno fornito a tale sindacalista per la provincia di Nuoro dati e informazioni riguardanti compagnie e singoli barracelli. Proprio alla luce di questi precedenti, i firmatari dell'esposto chiedono alle autorità interpellate di fare chiarezza e attribuire a ciascuno dei soggetti coinvolti le responsabilità di quanto accaduto. Ci lasciamo ora, c'è la pubblicità tra poco. Ritorniamo in studio, seconda parte del nostro telegiornale, quasi interamente dedicata alla cronaca. Cominciamo con la polizia, che insieme alla Guardia di Finanza hanno proceduto all'arresto di una diciannovenne trovata in possesso di 41 grammi di marijuana. Gli agenti del commissariato di Alghero, del reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abasante l'unità cinofile della compagnia della Guardia di Finanza di Alghero hanno notato nei pressi dei giardini pubblici di via Vittoria Emanuele la donna, già nota per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. I sospettiti dalla sua presenza gli operatori hanno proceduto al controllo di quest'ultima che ha provato inutilmente ad allontanarsi accennando anche la fuga. La 19enne sottoposta a perquisizione è stata trovata in possesso, nascosta nelle tasche del giubbotto, di sostanza stupefacente suddivisa in 5 involucri di cellofan risultata poi essere della marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nell'abitazione della donna dove è stata rinvenuta ancora sostanza stupefacente per un totale di circa 41 un bilancino elettronico e la somma di circa 5.000 euro, verosimilmente profitto dell'attività illecita. La 19 è stata attratta in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria accompagnata presso la propria abitazione, a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, sottoposta ai domiciliari. Sempre per la cronaca vi riferiamo anche di un arresto, in questo caso da parte dei carabinieri della compagnia di San Luri, di due algheresi di 24 anni. Nell'auto sulla quale viaggiavano sulla statale 131 in direzione Sassari, i militari durante un controllo hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina. E ancora per la cronaca ci spostiamo in mare perché è stata una mattinata impegnativa, quella di ieri per gli uomini della Guardia Costiera di Alghero, coordinati dal direttore marittimo del nord Sardegna e il capitano di Vascello, Maurizio Trogu. Durante dei controlli di routine sulla filiera della pesca, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno intercettato un pescatore sportivo ricreativo in località del Punta Lavatoio, impegnato in un'attività di pesca al riccio di mare. Il personale ha elevato una sanzione amministrativa salata, pari a 1000 euro e ha sequestrato un importante quantitativo di ricci di mare e circa 200 grammi di polpa di riccio, presumibilmente destinata alla vendita e al consumo. Ma... Senza il rispetto delle più comuni e diffuse norme di carattere igienico-sanitario. Il pescato sequestrato è stato ributtato in mare e, in quanto ancora vivo, il prodotto lavorato è stato distrutto secondo la normativa di specie. Inoltre, nella scogliera antistante il porto di Fertili è stato eh, controllato anche il prodotto della pesca di un altro pescatore subacqueo sportivo e ricreativo. I controlli hanno portato al sequestro amministrativo di circa 800 ricci di mare, che sono stati anche questi rigenerati. In mare, poiché ancora vivi per quanto. Ovviamente eh, è stato fatto da questo pescatore, la Guardia Costiera ha provveduto ad elevare la prevista sanzione amministrativa che è uguale a quella elevata per l'altro pescatore, ovvero di 1000 euro. Anche perché viene ricordato che in base alla vigente normativa e per quello che concerne la pesca a riccio di mare per questa stagione il pescatore sportivo recreativo può pescare esclusivamente nei giorni di sabato, domenica e festivi solo per consumo personale il massimo dei ricci prelevabile di 50 euro unità. Ed ora ci spostiamo, parliamo, cambiamo argomento perché vediamo alcune comunicazioni che giungono dal comune, intanto da ieri sono disponibili presso le filiali del Banco di Sardegna i contributi economici, quali il rimborso delle spese scolastiche per l'anno scolastico 2017-2018 e, e il rimborso per le spese di acquisto dei libri di testo, sempre per l'anno scolastico 2018-2019. Questo ai beneficiari che hanno fatto regolare richiesta negli, appos negli appositi moduli rilasciati dall'amministrazione. Inoltre, da martedì 12 di febbraio potranno essere riscosse le somme di gennaio in pagamento da parte dei. I servizi sociali per due leggi di settore, la 23 del 2005 e la 18 del 2016. Per la legge numero 23 relativa al sostegno abitativo sono disponibili per 23 beneficiari somme pari a 9.016 euro. Per la legge 18 a favore di 507 soggetti destinatari del reddito di inclusione sociale la tesoreria pagherà 114.535.000 euro. Questa sera alle 21.30 il Teatro Civico di Alghero ospita il concerto Lineas nel Sell Electric con Mirella Vives e Borca Penalba. L'evento è nell'ambito del Festival Barnassans, ma sentiamo le interviste realizzate in occasione di un incontro nella scuola media di Via Malta. Ricordiamo che il concerto nasce dalla collaborazione tra il Festival del Barnassans e la Plataforma per la Lingua di Alghero e vede il patrocinio del Comune la Fondazione Alguero. Secondo appuntamenti del Festival della Canzone Autore Barna Sanza, in collaborazione con la piattaforma per la lingua e anche con l'Alguer. Secondo l'appuntamento, potrei dire che l'Alguer è ben presente a rientra del, del programma del Festival, che è il programma che prevede un mese di 100 e anche la pubblicità che esiste in tutti che al Festival dell'Alguer, della nostra città. E a voi siamo in Mireia Vive Ivesi, Borgia Penalba che arriva nel Paese Valencià abbiamo diversi appuntamenti eh, che smettiamo di vendere la Svite de Frabe alla scuola Maria Cartan in collaborazione con il professor Mariano Melis ma con tutti gli della scuola e, a che ci attende al teatro eh, alla SIS un altro incontro gratuito e bello al pubblico l'ultimo appuntamento di Satta no, de Frabe al, al teatro Civic. Sivic eh, il consenso è gratuito e le bigliette si possono prendere all'ufficio turistico eh, Mireia Marbella, contenta de tornar a l'Alguer, la primera col·laboració amb la plataforma per la llengua a l'Alguer és estar amb, amb les manetes i què us heu preparat per aquests dies? Bé, el primer que estem molt contents d'estar de ací i de poder compartir la nostra música amb els minyons i, i la gent de l'Alguer i en, en, el meu cas és el segon cop que estic a l'Alguer, el Borja ja va tres, per la primera vegada que col·laborem junts i, i res, estem molt contents de compartir eh, aquesta experiència de la riquesa de la llengua, no? nosaltres que venim del País Valencià, pues, doncs, amb, amb la gent d'aquí i i el bonic és veure com, com la nostra llengua pues, doncs, suma i és, és, és variada i és rica. I... No sé, jo estic encantada i un poc atabalada del passe. Borja, tu mos parles del repertori que fareu en aquests dies. el repertori, bàsicament, és sobretot eh, a partir de l'últim treball que hem fet, que es diu Línies en el cel elèctric, però també hi ha cançons d'un treball anterior que vam fer junts amb Mireia, que es diu L'amor fora de mapa, i altres cançons, versions de... i sorpreses. Ed ora facciamo l'ultima pausa per la pubblicità, poi parliamo di sport. Ultima parte del nostro notiziario, come ogni sabato, dedicata allo sport. L'amatore rugby Alghero tornerà in campo il prossimo weekend. Subito quindi spazio al calcio. Allora, con la terza di ritorno nel girone I di seconda categoria, dopo la vittoria nel derby. L'Audax sarà impegnata domani a Santa Maria La Palma contro il Minerva, penultimo della classe, con appena 8 punti conquistati. Match più complicato per il Treseliges, che sarà di scena a nulvi sul campo del Monte Alma, che ha 4 punti in più della squadra di Bardini. 34. In terza categoria nel girone Sassarese impegno in trasferta per il 1945 Alghero sul campo del duo Spedes. Risalendo in prima invece nel girone di C'è il testa coda tra Lauras e Olmedo. La squadra allenata da Fabio Pala, seconda a meno uno dalla capolista Lanteri, giocherà infatti sul campo del Fanalino di Coda. Obiettivo tre punti per i biancoverdi che guarderanno con interesse al match tra Codrongianos e Lanteri. Dal calcio a 11 al calcio a 5, perché ieri è ripreso il campionato di 16-2 regionale con la prima gara di ritorno. Larga vittoria ieri della Futsal Alghero 13 a 6 sul campo del Macomer Becca, Melone e Arro, autore di una tripletta a testa, Virdis, Stodde, Cano e Idili, i marcatori per i giallorossi che sono provvisoriamente al secondo posto alle spalle dell'Ales in attesa dei match di oggi. Proprio l'altra squadra algherese l'Audax giocherà questo pomeriggio in casa alle 17 contro il Maroso. No. Chiudiamo la pagina sportiva e il TG con il basket nel campionato di Serie C femminile si gioca questo fine settimana l'ultima giornata della prima fase con la Mercedes impegnata sul campo della capolista Virtus Cagliari. Le due squadre hanno letteralmente fatto il vuoto visto che le cagliaritane sono prime con 34 punti e tutte le partite vinte mentre... Le Algheresi hanno raccolto 30 punti frutto di 15 vittorie e 2 sconfitte con le altre formazioni nettamente staccate. Oggi dunque ultimo turno, poi partirà la fase cosiddetta ad orologio. Nella serie di maschile invece siamo alla quinta di ritorno, la Coral che la scorsa settimana ha guantato l'Oratorio Elmas in testa, domani alle 19 al Pala a Corbia ospiterà il CMB Porto Torres. Match non facile per i ragazzi di Coche Briscese, considerando che Porto Torres ha solo 4 punti in meno e che all'andata aveva vinto 79-71. Coral che vuole dunque riscattare quel KO e soprattutto restare in vetta. Ma è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana, arrivederci.